Il rifugio. Un buddista è qualcuno che, motivato dalla paura delle sofferenze nel ciclo delle rinascite e nei regni di esistenza inferiori, prende rifugio nei tre gioielli: il Buddha, il Dharma e il Sangha, la comunità spirituale. Un buddista, attraverso la pratica e l'esperienza, sa che i tre gioielli hanno la capacità di proteggerlo, proteggerla, dalla caduta nei regni d'esistenza inferiori. Potowa, maestro dell'undicesimo secolo, una volta osservò che quando visitava un monastero, anche tra i monaci anziani seduti in preghiera all'interno, ce n'erano alcuni che non erano buddisti. Molti di loro mancavano di un'adeguata comprensione dei tre gioielli. È prendendo rifugio che si fortifica il desiderio di ottenere il nirvana. Il Buddha è un essere che è totalmente libero da ogni illusione ed errore, che è dotato di tutte le buone qualità e ha raggiunto la saggezza eliminando il buio dell'ignoranza. Il Dharma è il risultato della sua illuminazione. Dopo aver ottenuto l'illuminazione, un Buddha insegna, e ciò che lui o lei insegna si chiama Dharma. Il Sangha è costituito da coloro che si impegnano nella pratica degli insegnamenti impartiti dal Buddha. Queste sono le tre definizioni elementari dei tre gioielli. L'attività del Buddha è dare insegnamenti e mostrare il sentiero. L'attività o la funzione del Dharma è eliminare le sofferenze e le loro cause, le illusioni. La funzione del Sangha è trovar piacere nell'impegno della pratica del Dharma. Dovreste considerare con rispetto il Buddha. Il vostro atteggiamento verso il Dharma dovrebbe essere un atteggiamento di aspirazione, cercando di produrre entro la vostra mente l'esperienza di esso. E dovreste considerare il Sangha come composto da nobili compagni che aiutano nel progresso lungo il sentiero. Il Buddha è il maestro che ci mostra il sentiero verso l'illuminazione. Il Dharma è il vero rifugio in cui ricerchiamo protezione dalle sofferenze. E il Sangha consiste di compagni spirituali attraverso tutti i gradi del sentiero. Uno dei benefici del rifugio è che tutti i misfatti che avete commesso nel passato possono essere purificati, poiché prendere rifugio comporta accettare la guida del Buddha e seguire il sentiero dell'azione virtuosa. La maggior parte delle azioni negative che avete commesso nel passato possono essere alleviate o ridotte e i vostri cumuli di merito accresciuti. Una volta preso rifugio nei tre gioielli, saremo protetti non solo dal danno presente, ma anche dal danno della rinascita nei regni di esistenza inferiori, e la piena illuminazione della buddhità potrà essere rapidamente raggiunta. Non dovremmo mai rinunciare ai tre gioielli, anche a costo della nostra vita. Ci sono stati molti casi in Tibet in cui i cinesi hanno tentato di costringere la gente ad abbandonare la propria fede. Molti hanno reagito dicendo che non potevano rinunciare alla propria fede e hanno invece scelto di rinunciare alla propria vita. Questa è vera dedizione al rifugio. Tsongkhapa Pa dice che se in voi paura e convinzione sono mere parole, allora anche la presa di rifugio sarà soltanto parole. Ma se la vostra paura e la convinzione che avete nella capacità dei tre gioielli di proteggervi da tale paura sono profondamente radicate, allora anche il rifugio sarà potentissimo. I tre oggetti stessi del rifugio hanno ottenuto uno stato che è totalmente libero da paura e sofferenza. E se gli oggetti stessi non avessero ottenuto tale stato, non avrebbero la capacità di proteggerci, così come qualcuno che è caduto non può aiutarvi a risollevarvi. Coloro presso i quali ricerchiamo protezione dovrebbero essere liberi da sofferenza e paura, altrimenti, pur desiderandolo, non avrebbero la capacità di proteggerci. Il Buddha Shakyamuni non è soltanto libero egli stesso da sofferenza e paura. Possiede anche un'abilità suprema a guidare gli esseri senzienti lungo il retto sentiero. E ciò possiamo capire se riflettiamo sui diversi insegnamenti che il Buddha diede, adattandoli ai diversi interessi e disposizioni degli esseri senzienti. Egli ci ha lasciato con insegnamenti che possono raggiungerci qualunque sia livello di sviluppo spirituale da noi raggiunto. Se comprendiamo l'importanza di ciò, cominceremo anche ad ammirare tutte le religioni del mondo, poiché lo scopo fondamentale del loro insegnamento è aiutare gli altri. Tsongkhapa
dice che, se riflettete sulle grandi qualità che rendono qualcosa oggetto di rifugio e sviluppano una profonda e ferma convinzione nei tre oggetti del rifugio, non c'è modo che non possiate essere protetti. Ciò di cui abbiamo bisogno è un profondo senso di paura delle sofferenze dei regni inferiori e di fiducia nella capacità dei tre gioielli di proteggerci da esse. Sviluppiamo tale fiducia meditando sulle qualità del Buddha, del Dharma e del Sangha. La compassione del Buddha è senza prevenzioni. Egli non distingue tra esseri senzienti che lo aiutano e quelli che non lo fanno. Il suo operare a beneficio di tutti gli esseri senzienti è privo di pregiudizio. Queste qualità sono complete soltanto nel Buddha, ed ecco perché egli e le sue molte forme ed emanazioni sono il rifugio assieme agli insegnamenti che ci ha dato e alla comunità che lo emula e si impegna nella sua via della pratica. La parola del Buddha è tale che se gli si pone una domanda o molte domande a un tempo, si dice che sia capace di comprendere l'essenza di tutte e di rispondere in un solo enunciato. Ne è conseguenza che le risposte siano in armonia con la forma di intelletto dell'interrogante. La saggezza del Buddha è capace di percepire l'intero ambito dei fenomeni, convenzionali e assoluti, come se guardasse qualcosa che tiene in palmo di mano. Perciò tutti gli oggetti di conoscenza sono percepiti dalla sua saggezza e ne sono afferrati. La mente del Buddha è inoltre onnisciente. La ragione per cui è possibile che la mente di un Buddha percepisca l'intera sfera dei fenomeni, senza eccezione, è che egli ha raggiunto uno stato che è totalmente libero da tutti gli ostacoli alla conoscenza. Gli ostacoli alla conoscenza sono le impronte o predisposizioni lasciate nella mente dalle illusioni, ignoranza della natura della realtà, attaccamento e odio, per tutto il tempo interminato. Quando tali impronte vengono rimosse, otteniamo lo stato definito onniscienza, poiché non c'è più alcun ostacolo alla conoscenza. Raggiungiamo così lo stato onnisciente della mente, quello in cui si percepisce l'intero ambito dei fenomeni senza ostacoli. La mente del Buddha è spontaneamente commossa da ininterrotta compassione quando vede soffrire gli esseri senzienti. All'inizio del sentiero, il Buddha ha sviluppato una forte compassione verso tutti gli esseri senzienti e nel cammino lungo il sentiero ha portato quella compassione al livello culminante. La compassione, essendo uno stato virtuoso della mente ed essendo basata sulla natura di chiarità della mente, ha il potenziale di accrescersi all'infinito. Corpo, parola e mente dei Buddha sono sempre attivamente impegnati nel compito di operare a beneficio degli altri. Essi soddisfano le aspirazioni degli esseri senzienti e li conducono attraverso i gradi del sentiero con abile maniera, appropriata ai diversi bisogni, interessi e disposizioni degli esseri senzienti. Tsongkhapa Pa dice che se la vostra fiducia nel Buddha è ferma, grazie al ricordo che avete della sua grande bontà e delle sue altre qualità, la fiducia negli altri due, il Dharma, i suoi insegnamenti, e il Sangha, la comunità spirituale, verrà spontaneamente e l'intero canone delle scritture buddhiste saranno per voi come consigli personali. Quindi, avendo sviluppato una forte fiducia nel Buddha, dovreste anche sviluppare una forte fiducia nei suoi insegnamenti. Le statue o immagini del Buddha, inclusa la loro materia o forma, non si dovrebbero criticare. Dovreste rispettarle come fareste col Buddha stesso. Avendo preso rifugio nel Buddha, non dovrebbe preoccuparvi di che cosa sia fatta l'immagine, ma dovete rispettarla senza condizione. Delle statue del Buddha non dovreste mai fare oggetto di commercio o usarle come pegno per un prestito. Una volta fu chiesto ad Atisha, da uno dei suoi discepoli, di commentare una statua di Manjushri, il Bodhisattva della saggezza, che se giudicata bella da Atisha, egli avrebbe voluto comprare. Atisha disse che non si possono dare giudizi sul corpo di Manjushri e che quanto alla scultura essa era abbastanza comune, ma poi si pose la statua sulla testa in segno di rispetto. Sembrerebbe che quando Atisha disse che la scultura era abbastanza comune, volesse dire che appariva non molto bella e che quindi l'artista avrebbe dovuto metterci più cura. Gli artisti hanno una responsabilità grandissima, che è quella di dipingere immagini e scolpire statue che abbiano una bella apparenza. Altrimenti c'è il grave pericolo di indurre molte persone ad accumulare azioni non virtuose, perché talvolta se le immagini hanno un'apparenza bizzarra, non riusciamo a trattenerci dal ridere.
Il metodo che conduce allo stato onnisciente è il sentiero. Il sentiero e la cessazione costituiscono il Dharma, il vero rifugio. Il Dharma è qualcosa che non possiamo assorbire immediatamente. Deve essere compreso attraverso un processo graduale. Nel contesto della pratica del rifugio, dovete essere molto abili nell'essere virtuosi, evitando al tempo stesso azioni negative. Ciò è quel che si definisce la pratica del Dharma. Se avete paura delle sofferenze dei regni d'esistenza inferiori, dovreste trasformare la vostra mente e impedirle di indulgere ad azioni negative, che causano la vostra rovina. Ciò dipende da quanto seria è la vostra pratica, da quanto impegno mettete nell'accumulare azioni virtuose e nell'evitare quelle negative. E ciò, a sua volta, dipende da quanto profonda è la vostra convinzione nella legge del karma. Ci sono due tipi diversi di esperienza, quella desiderabile e quella indesiderabile. E ciascuno dei due ha sue cause proprie. La sofferenza, l'esperienza indesiderabile, è ciò che si definisce il ciclo dell'esistenza, samsara, e trova origine nelle illusioni e negli atti non virtuosi che esse ci spingono a commettere. La forma suprema di felicità, l'esperienza desiderabile, è il nirvana ed è il risultato della pratica del Dharma. L'origine delle sofferenze e dei regni di esistenza inferiori sono le 10 azioni negative, descritte nel capitolo 7. La prosperità e la rinascita in regni favorevoli di esistenza, che sono da desiderarsi, sono causate dall'osservanza della pura morale o pratica delle 10 azioni virtuose. Per impedire a voi stessi di rinascere nei regni inferiori d'esistenza e di subirvi sofferenza, dovreste porre termine alle cause di ciò, volgendovi in corpo, parola e mente alle azioni virtuose. Il grado di serietà con cui vi impegnate nella pratica dipende moltissimo da quanto convinti siete, da quanto profonda è la vostra convinzione nella legge di causa ed effetto, da quanto pienamente credete che le sofferenze e le sventure indesiderabili sono le conseguenze delle azioni negative, e di quanto convinti siete che le conseguenze desiderabili, come la felicità, il piacere e la prosperità, sono i risultati delle azioni positive. In primo luogo, è quindi importantissimo sviluppare una profonda convinzione dell'infallibilità della legge del karma. Una volta preso rifugio nel Dharma, e con solenne impegno, dovreste mostrare rispetto ai testi buddhisti. Non dovreste mai camminarvi sopra, neanche su una sola pagina, e dovreste tenerli in un luogo pulito. Non dovreste avere un atteggiamento possessivo verso le scritture. Non dovreste venderle o darle impegno di un prestito in denaro. Non dovreste deporvi sopra gli occhiali o le penne. Quando girate le pagine, non dovreste leccarvi il dito. È detto che Geshe Chengawa era solito alzarsi in piedi quando i testi venivano recati in giro e gli passavano accanto. Ma più tardi, quando a causa dell'età non era più capace di alzarsi in piedi, soleva congiungere le mani. Quando Atisha era nel Tibet occidentale, c'era un praticante tantrico che non voleva prendere insegnamenti da lui. Un giorno Atisha vide un altro tibetano segnare un luogo in un testo che stava leggendo con un pezzettino di cibo che si era tolto dai denti. Atisha gli chiese di non farlo. Il praticante tantrico vide l'impegno che Atisha metteva nei precetti del rifugio e fu molto impressionato, e si dice che diventasse suo discepolo. Dovremmo anche avere fiducia nel Sangha, la comunità spirituale. Quando parliamo del Sangha, ci riferiamo principalmente a quegli esseri superiori che, grazie alla loro pratica diligente, hanno realizzato il Dharma nella propria mente e penetrato la natura della realtà. Il vero Sangha sono coloro che sono sempre impegnati nella pratica del Dharma, che applicano i precetti correttamente, che eccellono nell'osservanza della morale e che sono sempre sinceri, onesti, puri di cuore e sempre pieni di compassione. Una volta preso rifugio nel Sangha, non dovreste mai insultare nessun monaco o monaca che si comporta secondo le regole della vita monastica. Dovreste rispettarli. Nella comunità Sangha non dovreste essere settari o creare rivalità. In luoghi come la Thailandia, il Sangha è tenuto in gran rispetto. Dal momento che la gente li rispetta, i monaci non dovrebbero comportarsi in modo scandaloso, tale da indurre i laici a perdere fede. In generale, io non credo che sia necessariamente un bene avere una grande comunità di monaci, come c'era in Tibet, ma che sia meglio avere monaci realmente puri, anche se la comunità è piccola. Che voi diventiate un monaco o no, è una questione di scelta personale,
ma dopo aver scelto di vivere una vita da monaco o da monaca, è certo meglio non essere di discredito per la dottrina. Altrimenti, non solo ciò è male per voi, ma induce anche altre persone a perdere la fiducia e ad accumulare non virtù che si potevano evitare. È detto che Drom Tonpa non avrebbe mai camminato su un piccolo pezzo di stoffa rosso o gialla, poiché rappresentava la tonaca dei monaci e delle monache. Tsongkha Pa dice che prendere rifugio è il vero ingresso nella comunità buddista, e se il nostro rifugio è qualcosa di più che mere parole, e se è davvero profondamente sentito, saremo invulnerabili a ogni offesa che ci provenga dagli esseri umani, e faremo facile progresso nella nostra pratica. Avendo capito questi benefici, dovremmo tentare di rafforzare la nostra paura della sofferenza e sviluppare una forte fiducia e convinzione nella capacità dei tre gioielli di proteggerci dalle sofferenze. Dovremmo cercare di rendere la nostra pratica del rifugio la più potente possibile e cercare di non agire mai contro i precetti che ci siamo impegnati a rispettare. Così, con la consapevolezza della morte e la paura dei regni di esistenza inferiori, ci accorgeremo che i tre gioielli hanno la capacità di proteggerci, che essi sono una vera fonte di rifugio. Il Buddha è il maestro che rivela il vero rifugio, e il Sangha è come l'insieme dei compagni che camminano sul sentiero che conduce all'illuminazione. Il rifugio vero e proprio è il Dharma, poiché attraverso la realizzazione del Dharma diverremo liberi e saremo sollevati dalla sofferenza. Il Dharma consiste della cessazione e del sentiero verso la cessazione. L'assenza di o libertà da ogni illusione si definisce cessazione. Se non applichiamo l'antidoto appropriato ai nostri errori e illusioni, essi continuano a prodursi. Ma dopo l'applicazione dell'antidoto, una volta che un'illusione sia del tutto sradicata, essa non si produrrà mai più. Un tale stato libero da illusioni o macchie della mente si dice cessazione. In breve, qualsiasi cosa che vogliamo abbandonare come la sofferenza e l'origine di essa può essere eliminata con l'applicazione di forze oppositive. La cessazione finale, nota anche come nirvana, è uno stato di completa liberazione. I Buddha, i pienamente illuminati, sono inconcepibili e il Dharma, il loro insegnamento, è inconcepibile. E anche il Sangha è inconcepibile. Se quindi svilupperete una fiducia inconcepibile, anche il risultato sarà inconcepibile. È detto nelle scritture che se i benefici della presa di rifugio nei tre gioielli potessero essere resi visibili, l'intero universo sarebbe troppo piccolo per poterli racchiudere, così come non potreste misurare con le mani i grandi oceani. Consapevoli di tali grandi benefici, dovreste rallegrarvi dell'opportunità che avete di fare offerte ai tre gioielli e di prendere rifugio in essi. Sarete capaci di alleviare le influenze delle azioni negative commesse in aggiunta agli ostacoli karmici. Tutti questi saranno eliminati e voi sarete annoverati tra gli esseri sublimi, il che compiacerà ai tre gioielli.